Raffaele, com'è? È staccato il telefono, ma adesso? La forte emozione, non c'è dubbio. Vabbè, la forte emozione. Ma perché lui in questo momento si è reso conto. L'Atletico Battipaglia 2018 vi presenta Palla Scoperta, il podcast più nonsense del calcio dilettantistico italiano. Ospiti, commenti, analisi e soprattutto tanto cazzeggio. Con Armando D'Ambrosio, Andrea Iannone e Andrea Picariello. Nuova, fantastica puntata di Palla Scoperta. Benvenuti, do subito il benvenuto ai nostri co-conduttori, Andrea Iannone. Ciao. Con il microfono del potere, Armando D'Ambrosio. E grandissimo ospite di questa puntata, Raffaele Pio Balzano. Grazie, buonasera a tutti, sempre Forza Napoli. Partiamo subito con la open call di Palla Scoperta. Raffaele Pio Balzano, chi può descriverlo meglio se non Raffaele Pio Balzano? Sì. Presentati. Allora, ho da poco compiuto 32 anni, sono diplomato in ragioneria, ovviamente sono un grande tifoso del Napoli. Questa è la cosa più importante, non dico sì. Cifra stilistica, la personalità. Pregi o difetti, dipende dai punti di vista. Diciamo che il pregio più grande è che sono un signore e so essere buono. Ecco. Un difetto. Beh, diciamo il difetto è che delle volte perdo un po' la testa e poi che a volte succede pure che cambia squadra. No. Vabbè, diciamo che è anche un po' il Napoli che ti fa perdere la testa, diciamo. Sì. Specialmente l'ultimo Napoli, il Napoli di Garcia. Esatto, sì. Gli ultimi mesi un po'. Gli ultimi mesi sono stati un po' movimentati, un po' difficili, perché Garcia, purtroppo col suo gioco, ha fatto un po', diciamo, travagliare la testa. Io manderei un messaggio a Garcia in quella telecamera, Raffaele, certo. Voi, sicuramente ti faremo recapitare. Allora, Garcia, ti abbiamo Rudy, supportato. Rudy, diamogli confidenza, diamo la confidenza, Rudy. Rudy, caro Rudy. L'unica cosa che tieni buono nella tua vita è tua moglie e soprattutto tua figlia. Però ovviamente grazie per quello che hai fatto nel Napoli, ma sono stati mesi fallimentari, perciò meno male che te ne sei andato. Okay, diciamo, come se avessimo accettato e sì. Superato, va bene così. È vero, è vero. Qual è il ricordo più brutto del Napoli, Raffaele, secondo te? Conservi un ricordo di quest'anno. Il ricordo più brutto non lo so, perché Braga Napoli. Perché al di là della vittoria, però vabbè, purtroppo il Napoli ha giocato un po' male. Cioè, un tempo ha giocato bene, un altro no, e quindi. Siamo fatti tutti quanti dei bei sonnellini durante quella partita. Vabbè, ma siamo stati abituati male con Spalletti, Raffaele. Purtroppo sì. non siamo più quelli, quindi. Esatto, sì. Dobbiamo andare avanti. Mazzarri? Sì. Ma adesso ovviamente è arrivato il grande Valterone. Che, un applauso che a Walter Mazzarri. Posso capire il fatto che certi tifosi giustamente diranno: non è lo stesso Mazzarri di 10 anni fa. Con quel bel tridente, Lavezzi, Amsic e Cavani. Però, nonostante tutto, fiducia in Mazzarri. Mazzarri, un messaggio a Mazzarri, allora. Sempre Walter, caro Walter. E allora, caro Walter, io ho fiducia in te. So che comunque potrai fare pure belle figure. E comunque sia, io confido in te. Forza, Walter. Bocca a lui. Penso possa arrivare ovunque Walter con la fiducia di Raffaele. Ormai la benedizione fatata. Io vorrei capire la situazione, il pensiero di quel Napoli-Empoli che ti ha reso tra virgolette famoso. Tra virgolette seguo anche Shaleboom, Fuse Gamer, tutti quelli lì. Sì. E mi ricordo di quella partita. Il primo ricordo di Napoli-Empoli qual è, oltre a Bandinelli? Scusatemi, diciamo che per me il ricordo più bello di Napoli-Empoli è stato quella giornata che ho passato per l'appunto con Shaleboom, che è stata veramente una cosa bellissima e devo dire che mi ha portato pure il buon umore, questa è stata una cosa positiva. E per dire una cosa negativa invece, mi spiace dirlo, ma è Meretti. Meretti, ma che cavolo non vedi? Ma vattene via da Napoli, va!
Ma ora sei ancora, cioè, contro Meret oppure si è ripreso un po' nei tuoi confronti? Ma diciamo che allora Meret, diciamo che era buono l'anno scorso, però vabbè, si trovava comunque davanti un grande difensore come Kim. E comunque non lo so perché, ma Meret sinceramente non mi dà fiducia, quindi preferisco Collini. Ok. Io invece vorrei sapere se poi alla fine Bandinelli andate a raccogliere i pomodori oppure... Ma guarda, può essere di sì, può essere di no. L'invito c'è stato, Mi è appena arrivato un messaggio: Bandinelli è un nuovo giocatore del Napoli. Sei contento? Grazie. Ma sì, pure se viene a Napoli, ok. Sei contento quindi, sì, di questa, sì, popolarità? Sono contento di questa popolarità e sono contento di essere diventato virale. Okay, è veramente il mio sogno, cioè io ti invidio tantissimo perché è quello che voglio diventare io. Hai un consiglio ad Andrea per diventare virale? Beh, le regole per diventare virali? Ma diciamo che per diventare virali diciamo bisognerebbe fare pure dei video sulle squadre, quindi tipo Napoli. Cioè, secondo me queste sono cose che possono aiutare. Però non stai prendendo appunti, prendi appunti. No, no, dopo prendi ci... appunti, sì. Prendi appunti. Dopo ci rivediamo, allora. Oh, sì, così si pagano. Diventare... Questa è una consulenza gratis, Raffaele Pio Balzano, quindi siamo veramente... Diventare Raffaele Pio Balzano 2. Quindi... fare dei video commenti sul calcio. Sì, dei contenuti sul calcio, sul Napoli. E questo è. E se invece ci sono persone che invece ti vogliono male e via dicendo, questo mi spiace, ma sono da banna. Anche perché diciamo che con i video andati virali poi è successo che qualcuno poi, sì, non è che su tutti quanti dei santi, sì, fondamentalmente. Tu come hai reagito leggendo dei commenti non troppo simpatici? Ma leggendo dei commenti non troppo simpatici, beh, io mi sono stato tranquillo, sereno. Dimmi la virale, voi state a casa, insomma. Sì, dimmi la verità. Ti fermano per strada a fare foto, ti chiedono queste cose. Beh, sì. Quindi se sei ricercato. Speriamo dalla polizia. Beh, infatti, ricercato in fin di bene. No, vabbè, la polizia che mi deve fare? Un applauso alla popolarità spontanea, dai, facciamo. Assolutamente sì. E Raffaele, come è staccato il telefono, ma adesso la forte emozione, non c'è dubbio. Vabbè, la forte emozione. Ma perché lui in questo momento si è reso conto dei consigli gratuiti, ha detto guarda, io questa consulenza. Ok. Certo. Va bene, siamo tornati live. Ho detto il cazzo per due. E quindi Raffaele, programmi per il futuro, che programmi hai a livello social, a livello di tifo, a livello personale? Ma guarda, a livello personale ti devo dire che ho un sogno. Ho un sogno di diventare... È un'esclusiva, esclusiva, sì, di Palla Scoperta. Onorati. Non mi pento assolutamente di dirlo davanti a tutti. Non mi pento assolutamente. E dico che il mio sogno è di diventare radio speaker. RDS, Radio Kiss Kiss, che da nessuno partiamo avvantaggiati, Radio Kiss Kiss Napoli. Guardate questa puntata di Palla Scoperta e assoldate Raffaele Pio Balzano, specialmente per il commento poi delle partite. Ma soprattutto dico una cosa in particolare: ditemi se non ho la voce per fare il radio speaker. Questo bisogna. A questa domanda ti può rispondere Andrea Iannone. Cosa pensi? Troppo chiaro. Cioè, io, se vuoi, possiamo partire da una piccola realtà come l'Atletico. Assolutamente sì. Cioè, io fossi il titolare di una radio, ti assumerei subito. Grazie. Ma al momento sono un umile, diciamo, presidente, fancazzista qui a questo tavolo di Palla Scoperta. Diciamo che alla fine l'Atletico Battipaglia ha un podcast, ha tante cose, sì, si concentra su tante altre cose. Magari apriremo un giorno Radio Atletico, questo non lo potremmo dire. Ma chissà. Ma questa sarebbe una bella idea. Una bella idea, veramente. Ragazzi, io vi dico in diretta allora che inviteremo Raffaele Pio Balzano a commentare le partite dell'Atletico. Se lui vorrà, ci sarà molto da commentare, penso. Delle partite da urlare, soprattutto. Sì. Tanti che combini li diremo sicuramente. Usciranno nuove Bandinelli, nuovi Maretti. Esatto, sicuramente, non vediamo l'ora. Allora, ragazzi, un momento più unico che raro: ci sarà la
prima volta di Raffaele Pio Balzano al commento, e onorati, il primo commento sarà dell'Atletico Battipaglia nella partita Atletico Battipaglia Polisportiva Marina. Diciamo che la prima volta non si scorda mai. Assolutamente. Carmine Grimaldi inizia a tremare. Mi raccomando, però cattivo Raffaele, se c'è qualcosa che non va. Spietato. Vado. Vai, vai. Prego. Eccoci qua, ci siamo. Rialzarsi con caparbietà e convinzione per non spegnere troppo presto. Allora, campionato di prima categoria, Atletico Battipaglia contro Polisportiva Marina. Un saluto da Raffaele Pio Balzano, che commenterà per voi questa grande partita. Grazie. Puoi anche inventarli i nomi, non li calcio tutti. È tutto pronto, si parte. Si parte con l'Atletico Battipaglia che fa il primo possesso, palla. Adesso c'è in attacco la Polisportiva Marina, palla in mezzo e c'è il gol. Il gol dell'Atletico Battipaglia, 1-0. Il gol è di Memory. Memory. Ah, li conosciamo. Allora, D'Amato prova la punizione, ma il pallone termina sul fondo. Beh, lo salutiamo lo stesso. Bello il cambio di gioco. E altro cambio di gioco, attenzione sulla destra. Per il terzino che crossa. Attenzione Di Marco, poi il tiro e la parata del portiere, poi il pallone che termina alto. Occasione per l'Atletico Battipaglia del raddoppio all'ottavo minuto di gioco. Abbiamo sentito spesso questa frase, occasione per l'Atletico Battipaglia. Attenzione al calcio d'angolo per la Polisportiva Marina, colpo di testa e gran miracolo del portiere. E poi il pallone termina sul fondo, incredibile. Diciamolo, Meretto. Meretto, guarda come si fa. Calcio di punizione Atletico, il destro, palla alta. Che dite, sono bravo ragazzi? Assolutamente sì. Vai, grazie. Aspettiamo. Calcio d'angolo con Polisportiva Marina sul secondo palo. E c'è il colpo di testa con la parata del portiere che manda il pallone in calcio d'angolo. Poi Mittozzi, attenzione, che prova a liberarsi dall'avversario. Poi il pallone al limite, il destro, giro. E il pallone termina fuori. Al 21esimo l'Atletico è andato vicino al raddoppio. Calcio d'angolo, il colpo di testa centrale e para il portiere della Polisportiva Marina. Di Marco, palla dentro, Vittozzi, il destro fuori, lontanissimo dalla porta. Allora, cambio di gioco sulla destra, il controllo e poi nel rigore, il cross in mezzo, il tiro, il gol! Il gol della Atletico Battipaglia, 2-0! 2-0! Il gol di Leo, al minuto 26. Che salutiamo. Che salutiamo. Ciao Leo. Attenzione alla Polisportiva Marina, palla dentro e l'uscita del portiere, poi il pallone che viene allontanato in fallo laterale al 40esimo. Esposito per la Polisportiva Marina, il cross, anzi non è un tiro in porta, ma il portiere blocca sicuro. Allora, attenzione alla Polisportiva Marina, il tiro è troppo centrale. Mamma che emozione ragazzi. Canigiani, attenzione, l'Atletico se la cava in qualche modo, poi prova il cambio di gioco, incredibile il pallone come è passato, e poi Vittozzi ha provato il cross, ma non va. Attenzione, Vittozzi, e sono tre, l'Atletico Battipaglia va sul 3-0 al minuto 16 e 37, Vittozzi 3-0. Che emozione, che bei ricordi. Infantini, palla dentro. Attenzione alla Polisportiva Marina, poi il tiro e la palla che sibila a fil di palo e termina sul fondo. Mongiello per Canigiani, sbaglia. E allora attenzione alla Polisportiva Marina,
il tiro di sinistro e c'è il gol del Napoli Sportiva Marina. Un bel gol. 3-1. Martino. Poi attenzione per le vie centrali. Prova ad attaccare la Polisportiva Marina. Il tiro di destro! E che gol! Che gol! 3-2. Un destro veramente incredibile. Grandissimo gol. 3-2. Ha fatto 4-2. Attenzione a questo tiro improvviso dalla distanza. E il pallone termina sul fondo. Santoriello va dentro. E gol di Vittozzi. L'abbiamo chiusa. Forza Atletico. E allora rimessa laterale al minuto 50. Attenzione, rischio. E il pallone viene allontanato dalla difesa dell'Atletico. Arriva il triplice fischio. Fatti 4-2. La Poli Sportiva Marina. Oh. Ragazzi, un'esperienza mistica, sono onorato. Posso dire che è stato veramente emozionante. Mi sono sentito proprio a quelli che il calcio, la verità. Devo dire. Assolutamente sì. Mamma mia, che emozione, ragazzi. Com'è questo Atletico, Raffaele, da vedere negli highlights? Quando guarda, vedendo gli highlights, non la vedo male come squadra dell'Atletico. Come la squadra, davvero. Come la vedi dal vivo? questo non ho idea, però non lo meriterebbe, sinceramente parlando. Speriamo bene. Un po' di fortuna. Faremo sicuramente un bellissimo ripescaggio a Sanremo. Da riproporre. Allora, Raffaele, per le prossime domeniche, ore 14:30, ti aspettiamo allo stadio per dei contenuti insieme. Sarebbe veramente divertente, secondo me. Non sappiamo dirti quale stadio, sicuramente. Davvero, ragazzi. Sicuramente uno stadio, non sappiamo dirti quale, perché insomma siamo un po' vagabondi ultimamente. No, non c'è problema. Quale stadio capiterà? A posto, allora c'è l'accordo, Raffaello Via Balzano al commento. Ragazzi, mancano soltanto le firme. Manca soltanto l'ufficialità, insomma. La presenza del notaio. C'è l'accordo? Non l'ho spento. No. C'è l'accordo? Sì. Sei simpatico. La voce è quella giusta, è una voce che io ascolterei. Beh, ti trasmette, cioè nel senso ti mette nella partita. Sì, diciamo che io faccio il massimo per trasmettere entusiasmo alla gente, di far divertire, e questo è... Possiamo lanciare il suo podcast che si scontrerà con il nostro, allora. Falla scoperta, ci fa la concorrenza. Raffaele, vabbè, diciamo che non è difficile fare più ascolti. Una domanda, Raffaele, abbiamo capito che il tuo giocatore che odi di più è Meret, ma il tuo giocatore preferito del Napoli? Allora, diciamo che il mio giocatore preferito del Napoli è Vara. Vara? Vara, sì. Allora ti chiedo, che cosa hai pensato quando è stato sostituito da Rudy, dal vecchio Rudy? Guarda, l'irreprensibile Zerbin. L'ho presa con rabbia, perché poi veramente Zerbin non è un giocatore da Napoli, sinceramente parlando. E poi veramente uno come Vara non merita di essere sostituito, perché poi si è visto che giustamente si è arrabbiato, e io sto con lui, veramente. Ce lo fai in diretta un che combini Rudy a posto di Meret? Ah, Rudy, ma che combini! sarebbe ore ad ascoltare. Raffaele Pio Balzano, ti ringraziamo con tutto il cuore per questa bellissima telecronaca e per essere stato ospite a Palla Scoperta. Chiaramente, dove possiamo seguirti? Allora, mi potete seguire ovviamente sui social Facebook, Instagram, YouTube, poi anche TikTok e Twitch. Ah, ok. Esatto. Manca solo OnlyFans, praticamente. Poi, no, diciamo, vabbè, quello non lo faccio. Siamo al completo. Saremmo pure al completo, ma non me lo faccio. quello è un po' imbarazzante. Vabbè, per il momento non rientra nei tuoi piani. Non si può sapere. Adesso non puoi sapere. No. Qualche telecronaca nudo su OnlyFans, no? Una telecronaca senza veli, ma dipende dal cachet. Su questi social che ho citato, nudo anche su questi social qua, senza veli. Senza veli, perfetto. Fino a quando non ci bannano, va benissimo così. Raffaele Pio Balzano, grazie mille ancora. Grazie. Ad Andrea Iannone. Grazie alla banda D'Ambrosio col microfono del potere. E vai.
L'appuntamento è alla prossima puntata di Palla Scoperta, sempre su YouTube, in Atletico Battipaglia 2018. Ciao!